Una manifestazione sulla quale lavoriamo da più di un anno e mezzo, dovevamo farla in realtà l'anno scorso, però purtroppo col Covid ci sono stati un po' di problemi. Quest'anno ci siamo riusciti, l'ho voluta fortemente in Abruzzo e fortemente a Vasto. In rosa perché? Perché oltre ai vari record, i tentativi di record che verranno fatti a Vasto, abbiamo deciso, è partita questa idea da me e poi è stata presa dalla Ipsas, di dare un euro in più a tutte le donne che lavorano presso questo circuito, ma non perché le donne meritino più soldi degli uomini, semplicemente per mettere all'attenzione di quante più persone possibile il fatto che c'è da sempre un gap molto importante, soprattutto in Italia, fra gli stipendi degli uomini e quelli delle donne, a parità di competenze, di ore di lavoro e tutto quanto. Per cui sarebbe bello che si prestasse attenzione a questa cosa e venissero gli stipendi equiparati, semplicemente questo. Per la nostra regione credo sia importantissimo perché, a parte che stiamo andando verso la zona bianca, per cui stiamo andando molto bene sotto il profilo del Covid, è una ripartenza importante. Lo sport è importante per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, è educativo e soprattutto perché sono stati loro che hanno sofferto di più di questa triste fase di pandemia, per cui una ripartenza sia per loro e sia anche a livello economico, perché avremo 5 giorni di grandi manifestazioni di persone che arrivano da tutta Abruzzo e anche da tante parti d'Italia, per cui sicuramente porterà tanto al nostro turismo.